Oggi a Palermo un'occasione importante per confrontarsi, con tanti operatori del settore, con tante aziende. Era facile dire io resto a casa quando si lavorava con smart working, ma era molto complicato per questi operatori che si ritrovavano a dover sopportare sulle loro spalle, soprattutto su quelle dell'economia delle loro famiglie, una crisi economica senza precedenti. Adesso si riparte finalmente e noi proponiamo un disegno di legge attraverso il quale all'interno dell'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia vogliamo far ripartire questa fiera, la fiera del gusto, la fiera che ospiterà ogni anno gli imprenditori che arrivano da ogni parte del mondo, dove si parlerà di internazionalizzazione, dove si parlerà di sostenibilità, e lo si farà attraverso i sentieri del gusto. Sì, un itinerario turistico che coinvolgerà tutta la Sicilia, dove potranno essere realizzati dei momenti importanti finanziati per promuovere la vocazione turistica della nostra Sicilia legata all'enogastronomia siciliana. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa molto coraggiosa, non solo perché grazie all'impegno degli organizzatori si realizza in un capannone realizzato all'uopo, un'attenzione struttura all'uopo realizzata, perché purtroppo questa città non offre spazi adeguati e speriamo che la prossima amministrazione riesca ad offrirli, ma soprattutto perché il settore viene da 2 anni di crisi pesantissima, quindi è un modo di rialzarsi, guardare al futuro, offrire una Sicilia veramente competitiva, perché sa mettere insieme beni culturali, turismo ed enogastronomia. Questa è la nostra offerta vincente. Già la Pasqua è andata bene, auspichiamo che l'estate e la seconda parte dell'anno siano veramente in crescita per quanto riguarda il turismo. Purtroppo le previsioni che avevamo immaginato tutti non si possono realizzare, perché la crisi russo-ucraina pesa significativamente, ma sarà un periodo di crescita che ci consente di recuperare quello che abbiamo perduto con la pandemia.